che bello, ma che bello. In attesa di capire quando si gioca, abbiamo una certezza. In diretta con noi c'è Elif Elmas. Come stai, Elif? Bene, bene, sono finito l'allenamento e ora andiamo a casa tra poco. A casa, e poi scopriremo tutti insieme quando si giocherà. Ma al di là di questo, Elif, io voglio ripartire da domenica sera. C'è Juve-Napoli in corso. Entrano Elmas e Zielinski, poi entra Raspadori e siete proprio voi a cambiare quella partita. Zielinski per Elmas, un cross perfetto, Raspadori gol e l'esplosione di una gioia bellissima, Elif. Sì, sì, era perfetto, siamo entrati in un momento giusto, ma penso che anche questi che giocavano prima di noi hanno fatto una bella partita. Ma è stata una bella cosa che tutti e tre che siamo entrati abbiamo fatto questo gol, siamo tutti e tre, e per questo siamo contenti. È normale che si festeggia in questo stadio di Juve, perché già sappiamo che come di vincere là, quanto è difficile e quanto era importante questa partita per noi. E a proposito, tanti messaggi per te, complimenti ad Elmas, veramente Elmas sta facendo una stagione straordinaria. E a proposito, Elif, una stagione normale, dici? No, normale no, è normale. Senti Elif, hai detto, per te è normale, per te è normale perché tu hai grandi qualità, ecco, Spalletti ti sta veramente utilizzando in modo fantastico. Senti Elif, hai detto è normale festeggiare allo stadium, poi però tornate a Napoli, ve le aspettavate 10.000 tifosi in aeroporto? Veramente non aspettavamo questo, io non aspettavo, perché sai, io vengo da Fenerbahce, cioè anche sono stato tanti tifoserie così, ma non aspettavo 10.000. Per questo ero un pochettino, sai, emozionato dopo tanto tempo che succede questo dopo Coppa Italia, e siamo contenti e non posso immaginarlo ora quando si vince. Questo, come dicete voi scarmatici, no Elifa, certo, però tu hai ragione, tu non puoi immaginarlo, perché dopo la vittoria di Torino la città è sempre più colorata e insomma speriamo veramente. Mi fa piacere anche molto di più che è così azzurro bianco. Ma Spalletti cosa vi chiede però? Di non pensarci, di isolarvi e di pensare solo alla Salernitana? Sì, 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 certo, ma tenendo questo gioco, questi 20 punti che sono, che siamo avanti, e dobbiamo giocare fino alla fine, perché sappiamo come siamo arrivati fino qui e dobbiamo fare vedere fino all'ultimo match che siamo una grande squadra. È normale che anche questi che non hanno giocato tanto ora, di fare vedere che sono forti anche questi giocatori, e loro sono forti, noi già sappiamo, perché stiamo allenando tutti insieme, siamo un gruppo fantastico, e per questo devono fare anche loro, farsi vedere che sono forti e meritano di essere qui. Senti Elif, un nostro ascoltatore ti chiede, dal momento in cui fai il cross a Raspadori che sta per tirare, cosa hai pensato in quei 4 secondi? Speriamo che Jack fa gol, così facciamo esplodere la festa? Ti dico una cosa, veramente aspettavo solo che Zielo mi passa la palla, e quando mi ha passato già ho visto che Victor va avanti, questa palla era per Jack perfetta, ho messo là e solo ho detto spero che fa gol, che dopo questo, perché prima della partita io con Jack sempre dico a Jack, hey, questa volta ti faccio un assist e mi dai 500 euro. Parlavamo, ho detto spero che fa gol e che mi dai anche 500. No, ma sei meraviglioso, scusa per... Facciamo questo. No, aspetta Elif, per il cross che hai fatto, dillo a Jack, di euro te ne deve dare almeno 1000. Perché... No, non serve 1000, basta 500. Ma te li ha dati 500 euro? No, ancora lo ha dato. Capito, ma te li deve dare? Sì. Scusami, senti, torno serio. Elif, ma tra di voi state parlando della possibilità che domenica possa esserci la festa? Cioè, sarebbe qualcosa? È normale che parliamo, perché tutti aspettiamo questo. È una cosa incredibile, perché questo non succede tutti i giorni, non succede tutte le anni, per questo già sappiamo che abbiamo fatto e che dobbiamo fare fino all'ultimo che si prende questa cosa. È normale che parliamo tra di noi, perché anche noi in qualche momento non crediamo che abbiamo fatto questa cosa,
Perché veniamo, come ho detto l'ultima volta, veniamo di paesi come Kosovo, Macedonia, Slovacchia, non lo so, da Nigeria, da Camerun, è una cosa incredibile. Io da piccolo mai pensato che vincerò un scudetto. Penso che anche altri giocatori non hanno pensato, per questo è una cosa incredibile, anche tante emozioni per noi che rimane per sempre. Mi stai facendo venire la pelle d'oca quando racconti, non potevo immaginare da piccolo che avrei vinto uno scudetto. A proposito, io sto parlando di verità. No, ma certo, ma Lif, ma io è vero, io lo colgo. Non si sa mai quando puoi vincere un altro scudetto, per questo dobbiamo solo godere e emozionarsi fino all'ultimo questo scudetto che vinciamo, dico, dobbiamo sentire bene questo. Senti Elif, a proposito, volevo chiederti una cosa. Ho visto la tua intervista molto bella a DAZN, dove hai detto che tu mangi molto, no? Sì. Io mangio poco e ingrasso, ma tu come fai a mangiare molto e a essere così bello? Dammi la ricetta, così magari lo faccio pure io. No. Ma ci sta momenti anche quando io ingrasso, non è solo ingrasso anche. No, sto mangiando tanto, ma ci sta anche periodi dove sono in dieta. Non c'è dubbio. Senti, a proposito di mangiare, avete già ipotizzato poi come festeggiare? Che fate? Fate una braciata e cucina di Lorenzo, è vera sta cosa? Non lo so. Non lo so. Io solo aspetto questo momento e dopo questo vediamo che fa. Sicuramente gli do 2-3 schiaffi a Ciucchi Losame e Mattia Olivier. Senti, ti sento Elif, ho capito che c'è una gioia e una felicità pazzesca. Sì. Quindi che fai? Darai uno schiaffo al Ciucchi e uno a Olivera? Sì, troppo mi vengono simpatici questi due. Oh, vabbè, sei meraviglioso. Senti Elif, e a proposito di Salernitana, ora è chiaro che tutti aspetteremo la festa, la vittoria e che la Lazio non vinca con l'Inter, però comunque occhio, no? Perché immagino Spalletti vi abbia detto non è una partita facile. No, sicuramente non è una partita facile, perché anche loro, se io sono avversario come Salernitana, non voglio che una squadra vincere contro di me e festeggiare a scudetto, e già sappiamo che Salerno è qui 30 minuti e per questo sarà una partita molto difficile, ma dobbiamo fare questo nostro senza pensarlo che questa partita, se vinciamo, siamo campioni d'Italia. No, dobbiamo solo vincere questa partita. In qualsiasi modo dobbiamo vincere questa partita, con bel gioco, con senza gioco bello non mi interessa, dobbiamo vincere questa partita e dopo che succede vediamo dopo sì. Dobbiamo vincere, solo ecco, vincere. Oddio Elif, vedete dopo, aspettiamo di capire quando si gioca, perché se si gioca prima Inter-Lazio e la Lazio non ha vinto, a quel punto se voi doveste realmente giocare domenica alle 15, in caso di vittoria, Elif, tu immagini quello che succede in città? Io sì. Posso dirti una cosa, io solo lo so, se perde Lazio e vince Inter e noi giochiamo domenica, io penso che sicuramente vinciamo questa partita, è impossibile che la sbagliamo. Cioè tu dici, ove mai la Lazio non dovesse vincere, noi quella partita non la sbaglieremo per scrivere la storia. Impossibile. Ti abbraccio fortissimo Elif, grazie. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti, ci vediamo, spero, in città. Ah no, qua no, sicuramente ci vediamo in città. Grazie Elif. Sì, grazie a voi. Grazie. Ciao. Mamma mia, ragazzi, ha detto una cosa: ove mai dovessero giocare alle 12:30 Inter Lazio e la Lazio non dovesse vincere, noi dovessimo giocare alle 15, state certi, quella partita non la sbaglieremmo.